RMO presenta 3 minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Ben ritrovati da Elisa Fontana con un nuovo appuntamento di 3 minuti con. Oggi vogliamo fare due chiacchiere con un autore di romanzi che vive in provincia di Asti. Sappiamo che negli ultimi anni i libri vengono spesso autoprodotti, ma Gabriele Gasaro, 53 anni, è già la sua sesta pubblicazione. Ti do quindi il benvenuto a Radio Montorfano. Ciao Gabriele, grazie di essere con noi. Ciao a tutti voi e ciao a tutti i radioascoltatori. Gabriele, dov'è che nasce la tua voglia di scrivere? Allora, la mia voglia di scrivere, io praticamente ho avuto una specie di ispirazione, la voglia di scrivere quella che era stata la mia vita fino a un certo periodo, fino ai primi 30 anni. E erano anni che ci pensavo, cioè volevo provare a mettere nero su bianco quello che erano stati i miei avvenimenti piacevoli o meno spiacevoli, duri, eccetera, eccetera. E ci pensavo già da un po'. Poi improvvisamente, circa 5-6 anni fa, mi sono deciso. Ho detto proviamo a scrivere quello che più mi ha colpito, quello che più mi è rimasto impresso, quello che più mi ha divertito, quello anche che diciamo è stato più difficile affrontare. E ho cominciato e ho visto che era mi piaceva, però non è semplice, però ho visto che man mano che passavano i giorni mi riusciva sempre meglio e mi divertivo e riuscivo a ritagliarmi una parte della giornata, una parte del tempo della giornata per scrivere. E quindi oltre al fatto che mi piaceva, che mi divertiva, mi affezionavo alla scrittura, sembra strano dire proprio questa parola, mi affezionavo alla scrittura, ma trovavo proprio lo stimolo, la voglia di scrivere giornalmente. E giornalmente mi venivano delle idee, delle cose da raccontare che ricordavo e in più le modificavo, ci mettevo qualcosa di fantasia. Quindi io nel primo libro appunto che ho scritto, romanzando, appunto parlo della mia vita, ma parlo anche di avvenimenti, addirittura me le sono inventate sul momento, naturalmente per rendere un po' più interessante il racconto. E io ho visto che comunque mi piaceva, ripeto, mi divertiva. E ho continuato, ho detto, ma sono riuscito a terminare questo mio primo libro, l'ho letto, l'ho riletto e mentre lo leggevo sorridevo, mi venivano appunto in mente quello che avevo vissuto e ho detto, chissà, magari facendolo leggere a qualcuno si diverte anche lui. E molti che l'hanno letto mi hanno detto, ma guarda, mi sono riconosciuto in quello che hai scritto, anch'io ho vissuto delle situazioni simili, analoghe e mi sono divertito nel leggere. E quello per me è stato un grande stimolo, diciamo un trampolino di lancio per quello che poi sono stati i racconti successivi. Senti, ma quanto si rifletta, visto che hai proprio detto che hai raccontato anche parti della tua vita, quanto si riflette di te nei tuoi romanzi, nei tuoi testi? Nei miei romanzi, nei miei testi si riflette, diciamo, molto e poco, nel senso che ci sono personaggi che assomigliano a me, però tengo sempre una barriera fra me e loro, nel senso che non voglio, io poi quando scrivo non voglio che mi si riconosca poi appieno quello che sono io, quello che è il mio carattere, quello che, come si chiama, l'introspezione, cioè cavare troppo all'interno di me. Questi personaggi hanno comunque uno stimolo da quello che è il mio modo di vivere, il mio modo di pensare, il mio modo di vedere le cose, però poi vivono di luce propria, se così possiamo dire. Sono romanzi, molti dei quali, ripeto, thriller o comunque romanzi abbastanza forti, si scostano completamente da quello che sono io, perché sono a un certo punto diventano un vero e proprio immaginario, cioè io affronterei le situazioni che loro vivono in un determinato modo, cioè però è tutta la mia immaginazione, effettivamente io non posso dire che sono veramente come i miei personaggi, perché se mi dovessi confrontarmi con le situazioni che loro vivono, sicuramente non farei le stesse cose che farebbero i miei personaggi, anche perché sono diversamente. Avresti fatto delle scelte magari diverse rispetto a quelle dei tuoi personaggi. Tu hai scritto diversi libri su diversi argomenti. Ce n'è uno tra questi al quale tu sei più affezionato, che ti è piaciuto di più scrivere? Giustamente, come dicevi tu, sono diversi argomenti, ma quello a cui sono affezionato, tra virgolette, diciamo così, poi i racconti sono un po' dei figli, forse è un parolone, però nascono da dentro, da te stesso. Sono particolarmente, non dico affezionato, ma ho una particolare attenzione per il quarto che ho scritto, che è Vite perdute. Qui si parla di argomenti reali, io ho vissuto per tanti anni nella periferia di una grande città e ho preso spunto appunto dalle situazioni che mi hanno sfiorato, che ho visto, che mi hanno toccato, situazioni forti, difficili, e ho provato a narrarle in questo libro, dove il personaggio principale è poi una persona semplice, il proprietario di un locale, di un bar, in uno di questi quartieri che potrebbe essere Milano, Torino, in una qualsiasi grande città, dove vede praticamente scorrere davanti a sé le vite di queste persone, molte delle quali si perdono veramente nelle situazioni più recondite, più assurde, più strane.
Ecco, sono affezionato perché in fondo forse è la cosa più reale di quello che ho scritto. Questo si confronta con quello che le situazioni difficili, particolarmente complicate della vita di tutti i giorni, diciamo, le ho narrate proprio in questo libro perché mi hanno toccato, ecco, diciamo, senza troppi preamboli, mi hanno comunque toccato e mi hanno sfiorato. E questo è quello che un po' più mi ha colpito, assolutamente. La capacità anche di narrarlo, perché poi non è facile, specialmente certe storie molto forti e difficili, non è facile raccontarle. Ascolta Gabriele, l'ultimo libro che sappiamo è in pubblicazione tra pochissimi giorni. Che cos'è che racconta? Io so che è un genere un po' diverso da quelli che hai, sui quali tu ti sei già cimentato. E poi volevo chiederti, dove possiamo trovare tutti questi libri, perché non ne hai pubblicato solamente uno, ma siamo addirittura a quota 6, quindi dove possiamo poi trovare questi testi? Iniziamo dall'ultima domanda. Allora, li potete trovare tutti su versione ebook su Amazon, mettendo il mio nome e cognome, compaiono i titoli con le copertine, oppure contattandomi alla mia pagina Facebook per la versione cartacea. Naturalmente invierò direttamente la versione cartacea senza spese di spedizione. Naturalmente chi è interessato avere i miei scritti, basta fare una richiesta via Facebook e si ricevono questi, il formato cartaceo. Per quanto riguarda appunto l'altra domanda, che mi parli del mio ultimo della tua ultima fatica, chiamiamola così, l'ultimo lavoro, effettivamente è un racconto che va al di fuori di quelle che sono il mio canone, se si può dire, quello che ho raccontato fino adesso. Io ho raccontato sempre situazioni abbastanza complicate, nel senso abbastanza forti, dove ci sono comunque situazioni violente, storie difficili, che è molto sangue, diciamo, ecco, diciamo in poche parole può essere riassunto in questo modo qua. Mi sono voluto cimentare con un argomento nuovo, che è un racconto erotico. Sembra strano passare dal thriller al fanta horror, al fantasy, a un racconto tipo Vite Perdute, a un racconto erotico. E ecco, questo tuo racconto mi ha coinvolto particolarmente, non perché esprimo chissà che quali concetti, quali situazioni particolari, ma mi ha coinvolto particolarmente prima di tutto perché ho visto che sono riuscito a scrivere un argomento che va al di fuori di quelli che sono i miei libri, perché comunque non c'è un filone drammatico all'interno, ma finalmente sono riuscito a scrivere qualcosa di, diciamo, leggero, ecco, se vogliamo dire leggero. Naturalmente se è erotico avrà un certo tipo di argomentazione, ma ho visto la capacità anche di riuscire a scrivere determinate situazioni anche al limite del che sia erotismo, anche al limite del comico, cioè mi sono stupito di me stesso e sono particolarmente affezionato a questo scritto, che naturalmente uscirà a giorni. Mi ha come aperto un mondo, ho visto che io comunque riuscivo a scrivere anche argomenti, situazioni che andavano un po' al di fuori. Ho voluto parlare di due personaggi che sono appunto in questo mio ultimo libro, due personaggi, uno l'opposto dell'altro, ma sono due amici. Adesso non voglio parlare troppo perché magari... E non svelarci i dettagli del nuovo romanzo, che però, da quello che hai raccontato, non è un semplice romanzo, ma è anche una sfida da parte tua nei confronti di quel tipo di genere. Gabriele, io ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi e di averci appunto raccontato la tua esperienza con la scrittura, e naturalmente ti faccio, sia da parte mia che da parte di Radio Montofono, un grande in bocca al lupo per la nuova sfida della pubblicazione del prossimo e nuovo libro. Grazie a voi, grazie dell'opportunità che mi avete dato di parlare con i vostri radioascoltatori, e ringrazio la redazione e tutti quanti, siete stati molto gentili. Grazie, ringrazio ancora Gabriele Casaro per essere stato con noi e vi do naturalmente appuntamento alla prossima intervista. Ciao a tutti.